Tutti noi costruttori attendevamo questo evento, proveniamo da un anno difficile, il calo del mercato è tale da portare tecnologia e innovazione nei nostri stand. In termini di mercato, diciamo che il mercato più o meno può chiudere quest'anno sul intorno ai 17.800-18.000 unità. Il mercato ha accusato un forte calo nel segmento al di sopra dei 130 cavalli. C'è stato un impulso sulle macchine specializzate, macchine di piccola potenza al di sotto degli 80 cavalli. Il 2017 non prevedo assolutamente un incremento di mercato, ma sarà un anno di transizione che consentirà una ripresa nel 2018. Quindi mi auguro che EIMA 2016 possa concludere una fase negativa che ci accompagna da diversi anni. La tecnologia è la nostra soluzione e il cliente l'ha sempre apprezzata. Noi siamo potenti se il cliente accetta di proiettarsi verso il futuro con delle nuove soluzioni, che non sono solo di prodotto ma anche soluzioni finanziarie, che sono anche soluzioni di sicurezza e di rapporto con la casa costruttrice. Ho notato con molta sorpresa la qualità del cliente, l'approccio che ha il cliente, il modo in cui affronta la visita presso il nostro stand. L'affluenza è decisamente aumentata. Ho avuto il piacere di parlare con molti clienti e vogliono confrontarsi con noi, case costruttrice, per trovare insieme un percorso. E questa è una grande novità, la qualità del rapporto. Questo è un messaggio che do a tutta la nostra clientela e anche potenziale per i prossimi 2 anni.